Gentili appassionati di basket, siamo qui dal Palarusso di Foggia dove è appena terminata la gara 1 di finale promozione. L'Olimpica ha perso 84-77. Coach, è stata una gara caldissima, si preannunciava una gara maschia e così è stata. Purtroppo il risultato premia Foggia. Sì, diciamo che sono stati più bravi, più concentrati, più determinati e hanno l'esperienza giusta per giocare queste partite. Molti dei nostri giocatori under 19 hanno sentito la partita, un Pedro un po' sottotono, un Lorenz e un Pedro gravati di 4 falli e ci hanno portato proprio nel momento più importante, quando abbiamo recuperato e siamo andati su di 2 punti, a ritornare a difendere piano e attenti a non fare fallo, e questo ci ha penalizzati. Devo dire che non mi è piaciuto l'arbitraggio, è un po' troppo casalingo, perché non si può giudicare una stoppata a 2 metri dalla mano del difensore, quasi in parabola discendente, un fallo e poi 2 mani in faccia non un fallo. Questo è una cosa che non mi piace dire, perché non si può recriminare degli arbitri in una partita del genere, però devo dire che loro sono stati più bravi quando la partita si è fatta maschia. Noi nelle partite maschie non riusciamo a giocare, infatti si è visto il 50% da 2, non è mai stato una nostra percentuale da dentro l'area pitturata, però dobbiamo lavorare su questo, vedremo cosa inventarci. Siete stati quasi sempre sotto con il punteggio, poi la grande rimonta fino al 77-76 del quarto quarto, lì poi forse è subentrata la paura di vincerla questa gara 1. Non tanto la paura di vincere, ma quanto la paura in sé per sé, la paura di prendere botte, la paura di prendere botte in attacco e la paura di fare fallo in difesa, perché non si capiva, non c'era un metro arbitrale che ti poteva far organizzare la difesa e l'attacco. Cioè, comunque andava a priori, non potevi aspettarti un fischio qualunque in ogni momento. È andata così, non siamo riusciti veramente a capirla questa partita. Oggi, come ha già detto lei, Pedro e Lorenz erano un po' sottotono, però avete ritrovato Milo che ha fatto un'ottima prestazione, un Triglione impeccabile soprattutto da 3. Sì, questo ci ha aiutato. Triglione con le sue 4 triple, se non sbaglio, e comunque con buone giocate, difesa pressante, è stato forse il migliore in campo. Però non possiamo attribuire a loro, a lui, a Romano, dare tantissima carica per queste partite. Chi deve prendere sulle spalle la squadra sono Pedro, Lorenz, Bacchini, eccetera, eccetera. I 2,95, il resto della squadra, Sfregola, devono stare lì e devono giocare insieme per alzare il livello di pericolosità. Però quando non riusciamo a fare canestro con i 2 terminali offensivi migliori, Pedro da fuori e Lorenz dalla ripitturata, la vita si fa un po' difficile. Adesso gara 2 diventa decisiva per pareggiare la serie, per magari ritornare qui per conquistare questa promozione in gara 3. Sì, è quello che ci auguriamo, e serve veramente una prova di carattere a Cerignola, i ragazzi possono tranquillamente farcela. Dobbiamo lavorare in settimana sulla voglia di vincere, sulla voglia di stare lì sulla palla con i denti, di ringhiare ogni pallone. Questo non può andare e venire nell'arco di una partita, deve essere sempre così, e soprattutto dobbiamo imparare a prendere botte e tirare comunque, non avere paura delle botte, perché se l'arbitro fischia allora è un fallo, altrimenti dobbiamo continuare a giocare. Certo, con 2 mani in faccia è difficile, l'altra sulle braccia è difficile fare canestro se non fischiano fallo, però dobbiamo imparare a questo. Per chiudere oggi, anche oggi il pubblico è stato presente, ha risposto presente, a tratti sembrava giocato in casa. Il suo appello per la gara 2 a questo pubblico? Beh, l'appello è di essere numerosi come sempre. Ormai da un po' di tempo a questa parte Cerignola è un campo caldo, come si chiama in questi casi. E io sono sicuro che sarà l'uomo in più, come in tutte queste partite, però questa partita che ci vede subire l'1-0, la gara 2 sarà fondamentale, non si può perdere, il pubblico deve stare vicino a tutti i ragazzi, sostenerli dal primo secondo fino all'ultimo per portare a casa 2 punti importanti, soprattutto per venire a giocare gara 3 qui. Siamo con il coach della Diamond Foggia, Papa Brian. Coach, è stata una partita difficilissima, però quello che conta è che gara 1 è vostra.
Durissima, durissima, lo sapevamo, Cerignola regular season è arrivata prima, quindi sapevamo, è una squadra completa, tutti i ruoli coperti, ci voleva una prova maiuscola, è stata fatta. Siete partiti con sottotono, poi è uscita una grande Diamond e il risultato ne parla chiaro. Parla chiaro non molto, abbiamo vinto di pochi punti, però sì sì, l'importante era vincere anche di mezzo punto. Abbiamo vinto, siamo tutti contenti, adesso gara 2, vediamo come si evolve. Cosa ti aspetta appunto da gara 2? Potreste già conquistare la qualificazione in casa del Cerignola? Gara 2 sicuramente la pressione è tutta sul Cerignola, come beh. Noi andiamo lì, cioè, per noi è, ovviamente non è vincere o andare a casa, come si dice. Ce la giochiamo con tutti gli infortunati che abbiamo, ci proviamo, sicuramente sarà una bella partita. Oggi un pubblico caldo, si aspettava così tanti numerosi tifosi dell'Olimpica? Sì, sì, sappiamo che è una squadra seguita bene, bene. Noi per la prima volta forse abbiamo avuto un pubblico che ha reagito, di solito abbiamo le solite quattro persone che forse applaudono. E quindi vediamo un po' a Cerignola chi ci seguirà. Ok, grazie coach, complimenti. Grazie.